Buonasera e ben ritrovati al Prima TG Flash. Iniziamo subito con le ultime notizie. La forte mareggiata che ha interessato il lungomare Caracciolo a Napoli, che ha procurato notevoli danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto da Piazza Vittoria alla sede universitaria. Il mare ha in più punti invaso la carreggiata, portando sull'asfalto anche molti detriti e creando grandi problemi alle autovetture in transito. Il comando della Polizia Locale ha disposto immediatamente il presidio e la chiusura di via Partenope all'altezza di Piazza Vittoria, deviando il flusso delle auto sulla riviera per il percorso alternativo del corso Vittorio Emanuele e della tangenziale per raggiungere il centro. Il lungomare di Napoli, che è stato poi riaperto in mattinata dopo la mareggiata, nella notte sopralluogo anche del sindaco con Polizia Municipale, Protezione Civile, Napoli, Servizi, ABC, Asia, in particolare si sono incontrati anche con i ristoratori di via Partenope per la conta dei danni. Ascoltiamo le parole sulla tragedia dell'assessore ai lavori pubblici e al patrimonio, Alessandra Clemente. Dalle primissime ore in prima persona l'amministrazione comunale ha seguito quanto stava accadendo, l'ho fatto attraverso il sindaco che in piena notte è venuto qui per rendersi conto personalmente con la mia collega Rosaria Galero ed è partito il meccanismo di protezione della città di Napoli che è garantito dalla protezione civile, dagli operai della SIA, della Napoli Servizi, dell'ABC. In poche ore la strada è stata chiusa e abbiamo messo in sicurezza da quelle mareggiate in primo luogo gli automobilisti e gli scooteristi e da stamattina dalle prime ore dell'alba, appena il vento è calato, ci sono state le attività di rimozione di tutto quello che il mare aveva portato sul lungomare per riaprire al transito dei veicoli in lungomare e tutte le maestranze del Comune di Napoli sono al fianco delle maestranze dei titolari dei ristoranti per dare il supporto necessario per ripristinare e dare sicurezza a quest'area nel minor tempo possibile e con la massima vicinanza e concretezza operativa che noi abbiamo voluto in questo momento realizzare. Lo stesso De Magistris, a proposito della mareggiata, ha scritto sui propri canali social: ore 1 di notte, lungomare di Napoli, una mareggiata impressionante, ha devastato uno dei simboli della rinascita dei Napoli degli ultimi anni, non sarà un anno orribile a fermarci, Napoli ritornerà a splendere con la forza del suo popolo, ha aggiunto il sindaco. Saremo vicini in ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti. Stanotte poi grandissimo lavoro per riaprire la strada. Un ringraziamento in particolare a Polizia Municipale, Protezione Civile, Napoli Servizi, ABC ed Asia. Forza Napoli, non molliamo mai, ha detto il sindaco di Napoli. Un carico di 470.000 dosi che rischia per ora di restare in Belgio a causa del maltempo, bloccato per la neve, si è slitta almeno di un giorno nelle varie regioni l'arrivo del vaccino anti-Covid della Pfizer, con le regioni che al momento restano in attesa per poi rifornire ospedali ed RSA che saranno sorvegliati speciali per le forze dell'ordine. Le strutture sono infatti pianificate dai piani dei prefetti, pronti a mettere a sicuro i carichi da qualsiasi tentativo di furto, dalle 65.000 dosi in Lombardia alle 44.000 nel Lazio, 40.000 in Piemonte e 16.000 in Liguria. In queste ore è tutto pronto per inondare i sistemi sanitari di vaccini, così come annunciato 2 mesi fa dal governo, dove il V-Day in tutte le regioni, il secondo carico era previsto in queste ore, ma Piemonte e Liguria hanno già ufficializzato lo slittamento, ragioni logistiche legate all'ondata di neve in tutta Europa, spiegano delle due regioni dopo una riunione in videoconferenza con il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Le prime dose del nuovo lotto dovrebbero comunque arrivare entro il 30 dicembre ed essere distribuite fino al 31 e restano un giallo i tempi annunciati dalla Pfizer, che consegnerà con i propri mezzi i vaccini in 300 punti sparsi sul territorio. Il colosso farmaceutico, alcune ore prima che trapelassero i rischi di uno slittamento anche in Italia, aveva annunciato i ritardi di un giorno anche in Spagna a causa di problemi logistici dalla società in Belgio, smentendo le ipotesi di un ritardo per l'Italia. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato delle disposizioni per i giorni del 31 dicembre e del 1 gennaio, facendo anche un riepilogo di quelle attuate nel corso del 24 dicembre. Ascoltiamo le sue parole. Sicuramente la mia ordinanza in qualche modo ha aiutato, perché seppur sofferta, noi insomma siamo stati da sempre un po' la città dei brindisi conviviali durante le vigilie, sia il 24 sia il 31, e poi tra poco arriviamo anche alla vicenda 31, quindi è stata un'ordinanza che certamente non ho fatto a cuor leggero, che però ho reputato necessaria, e devo dire che la risposta dell'intera comunità è stata perfetta. Siete stati
esemplari. Ho girato in città sia il 24 per la verità, ho anche fatto un giro il 25 a Natale, anche il 26 per controllare, non ho trovato alcun problema. Nel frattempo stavo anche raccogliendo qualche vostra segnalazione mentre parlo. Dicevo, sì, anche via Francesco Tedesco, Patrizio, su via Tedesco però c'è un progetto molto più importante e molto più ambizioso, un intervento più consistente grazie a un finanziamento regionale. Dicevo, sono molto contento della risposta che avete dato durante le festività, grande rispetto delle regole. Questo ci aiuta a riprenderci sempre in maniera più rapida una normalità che meritiamo, normalità che riusciremo a ottenere anche grazie al vaccino. Finalmente siamo partiti con le vaccinazioni, simbolicamente ieri si sono tenute le prime vaccinazioni, chiaramente effettuate sugli operatori sanitari perché sono in questo momento la categoria maggiormente esposta al rischio. Personalmente io mi sottoporrò al vaccino, rispondo anche a qualcuno che ha detto sindaco perché tu non lo fai del buon esempio, ho detto che quando arriverà il mio turno io ci sarò, anche perché credo in questo vaccino, ho avuto anche un po' modo, l'altra volta c'è stata anche l'occasione per comunicarvi più o meno un po' come funzionerà il vaccino, c'è questa famosa proteina Spike che ormai è diventata molto nota, serve, magari non risolverà al 100% il problema del Covid, ma ci aiuterà e poi ci dà anche una speranza importante. Quindi appena arriveranno i vaccini, mi raccomando, poiché su base volontaria la vaccinazione, facciamolo tutti, così usciremo molto prima fuori dal tunnel. Sono 139 i nuovi positivi della provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino pubblicato dall'ASL provinciale, su 1.262 tamponi effettuati, per una percentuale di positività ai test che scende oggi all'11,7%. Si segnalano inoltre dal bollettino dell'ASL provinciale anche 341 guariti e purtroppo 14 decessi, 2 nella città di Aversa e 1 nelle città di Calvi Risorta, Capua, Caiazzo, Carinaro, Casapesenna, Casapulla, Marcianise, Piedimonte Matese, San Cipriano d'Aversa, Santa Maria a Vico e Ponte Latone e soprattutto anche Sant'Arpino. Il maggior numero di nuovi positivi si segnala a Maddaloni con 13 casi e a Caserta con 11. Il sindaco di Aversa, Alfonso Golì, ha parlato su Facebook della situazione coronavirus nella sua città e delle prossime vaccinazioni. Ascoltiamolo. Cari concittadini, buonasera, benvenuti al nostro aggiornamento del lunedì sera. Iniziamo questa diretta con i dati sulla diffusione del contagio in città. Per la prima volta da mesi scendiamo sotto quota 400, siamo a 397 casi attualmente positivi, ma purtroppo registriamo il 33esimo decesso, un prezzo elevatissimo pagato dalla nostra comunità e alle famiglie. Il mio più sincero cordoglio e la mia più sincera vicinanza. I nuovi positivi di oggi sono stati 4 e i guariti 9. Chiaramente questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia. Anzi, poiché il rapporto tra positivi attuali e guariti è ancora molto significativo. Sul fronte vaccino, invece, stamattina ho avuto un colloquio telefonico con il direttore sanitario dell'ospedale Moscati di Aversa, il dottore Correra, e come certamente saprete è tra le sedi scelte per la vaccinazione. Si attende infatti per domani l'arrivo di 5.000 dosi che inizieranno ad essere somministrate al personale sanitario e poi via via alle persone più a rischio. Saranno allestite 10 postazioni all'interno dell'ospedale Moscati dove la somministrazione del vaccino avverrà in tutta sicurezza. Come comune
Ovviamente offriremo tutto il supporto necessario laddove dovesse esserci richiesto. Chiaramente, quando sarà il mio turno, mi vaccinerò convintamente, perché credo che dobbiamo essere da esempio per la comunità che rappresentiamo e che guidiamo, e dobbiamo naturalmente fidarci della scienza. Tantissime le iniziative organizzate dalla Regione di Caserta per incentivare turisti e visitatori per un 2021 di speranza, conoscenza ed ispirazione con il Palazzo Reale Panvitelliano. Con questi auspici si apre oggi online la campagna di abbonamenti 2021 con Regia Card 2021 e più fedeli visitatori avranno l'opportunità di riscoprire e vivere con esperienze e suggestioni dedicate ed esclusive il sogno di Re Carlo attraverso i luoghi disegnati da Luigi Vanvitelli. L'abbonato della Reggia di Caserta è un visitatore speciale, complice e partecipe della missione di cura e promozione culturale del museo. Nel corso dell'ultimo anno sono state condotte una serie di iniziative di conoscenza del pubblico volte a comprenderne aspettative, desideri e peculiarità. Si è deciso quindi di proporre un'offerta diversificata con quattro tipologie di abbonamento: Venere per chi ama tra i 18 e i 30 anni, Ercole per chi ha tra i 30 e i 65 anni, Atlante per gli over 65, Leoni per acquistare due Regia Card insieme, titoli di accesso hanno validità per l'anno solare e quindi scadenza 31 dicembre 2021. Consapevoli della grave crisi economica che sta attraversando il nostro paese, la Regia di Caserta promuove la fruizione e l'inclusione in accordo con il Consiglio di Amministrazione. L'istituto ha infatti dimezzato per il 2021 il costo di Regia Card. Per il pubblico più giovane con Venere costerà 17,50 euro invece di 25, per i 30-65 anni con Ercole il prezzo sarà di 25 euro invece di 50, per gli over 65 con Atlante 17,50 euro invece che 25 euro. Per chi compra due abbonamenti insieme con Leone, il prezzo sarà di 40 euro invece di 80. E chiudiamo con lo sport. La Serie A, con la Serie A ferma fino ai primi di gennaio, il Napoli, a casa Napoli tengono in banco le condizioni di Victor Osimhen, del calciomercato. Il nigeriano è pronto a rientrare, ma ci vorrà ancora tempo per tornare in campo. Il suo rientro a Napoli è previsto per la giornata di domani ed è già stato programmato un incontro con lo staff medico del club per fare un punto della situazione. Di certo il ragazzo dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali per valutarne la completa guarigione, ma difficilmente potrà essere disponibile prima di una decina di giorni ancora. I tempi di recupero dopo un infortunio del genere possono aggirarsi tra i 60-70 giorni. Insomma, per quanto riguarda i tempi, dovremmo esserci. Osimhen dovrebbe rientrare per la trasferta di Udine in programma domenica 10 di gennaio. In ottica mercato ci sono alcune questioni in particolare che dovranno essere risolte prima di pensare ad operazioni in ingresso: Milik, Maximovic, Isai e Llorente, quattro situazioni differenti tra loro, ma che dovrebbero portare alla stessa soluzione, la cessione a gennaio. I due difensori sono in scadenza e nessuno dei due ha voluto accettare le condizioni per il rinnovo. La situazione di Milik è arcinota, ormai l'attaccante è fuori rosa e in cerca di sistemazione, mentre l'attaccante spagnolo Llorente finora ha collezionato soltanto una manciata di minuti in campo. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento con le informazioni di Teleprima continuerà alle ore 21. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.